Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessandro e oggi, come vi avevo detto in precedenza, vi faccio sapere come è andata a finire la super sfida con i Magic. Bene, non è andata affatto nella giusta direzione perché ho perso 4 rivincite di fila. Sì, avete capito bene, ho perso 4 rivincite di fila. A un certo punto mi sono detto, ma c'è qualcosa che non va, forse è meglio che apro qualche pacchetto prima di sfidare di nuovo i Magic. E ho cominciato a giocare, per esempio, in questa partita che state vedendo nel video contro i Charlotte Bobcats. Come potete vedere, c'è stato l'ultimo tiro, 52 pari agli ultimi secondi, e si va ai supplementari. Come potete vedere dal giocatore inquadrato, ho trovato nelle figurine di Chicago Bulls Derrick Rose. Il quintetto in questo momento è Derrick Rose come playmaker, come guardia, credo di avere, se non sbaglio, Fournier in questo video, come alla piccola Copeland, come alla grande Rodman e come centro Ayon. Diciamo che gli unici giocatori forti sono Rodman, Rose. Ah no, come guardia ho Rajah Bell, ragazzi, me l'ero dimenticato. Ho trovato Rajah Bell dei Sixers del 2000-2001, veramente importante. Quindi nei pacchetti che ho aperto, due pacchetti storici dove ho trovato Rajah Bell del 2000-2001 dei Sixers, Dennis Rodman dei Pistons, negli anni dei Pistons, Copeland e Derrick Rose. Come avete potuto vedere adesso loro erano passati in vantaggio 54-52 e Copeland ha messo dentro una tripla molto importante che ci ha tenuto in gara. Come potete vedere mancano 2 minuti circa alla fine del tempo supplementare e siamo in vantaggio di un punto. Ma loro non si arrendono, ragazzi, mettono dentro un altro canestro 56 a 55, è davvero impressionante questa partita. L'abbiamo tirata fino alla fine, 2 minuti. Rose cerca di avanzare. Non è veramente facile giocare alla difficoltà massima, infatti in My Team, in Dominio, si gioca con la difficoltà massima, quindi il computer è fortissimo. La CPU è veramente qualcosa di importante. 57-56, schiacciata importantissima di Derrick Rose. Incazzatissimo, guardate. Ah, bastardi! Non ci arrendiamo. Tiro libero supplementare dopo la schiacciata, quindi punti e tiro libero. Se lo sbaglio, sono un pirletto. Ah! Si stava per essere una figura in me clamorosa. Eccoci arrivati subito ai 14 secondi finali, 63-62 per loro. Quindi, se sbaglio, abbiamo perso. Derrick Rose chiama il pick and roll. Ayon glielo fa. Rose tutti su di lui, ma Ayon rivale libero. Ragazzi, non ci si aspettava assolutamente che Ayon fosse stato colui che porta la vittoria a questa partita. Proprio Ayon, uno dei giocatori più scarsi che ho venduto credo subito dopo. Però intanto lui ci ha portato in vantaggio. Mancano 4 secondi e i Charlotte Bobcats sbagliano il tiro da 3, che poteva fargli vincere la partita. Quindi la prima vittoria di questa modalità My Team è arrivata contro i Charlotte Bobcats per un punto. Quindi dopo le 4 rivincite perse contro i Magic, sono riuscito a fare appunto questa cosa qua, di riuscire a battere almeno una squadra. Il problema è che si sbloccano pacchetti veramente scarsi, nel senso, si sbloccano pacchetti dove si trova il simbolo e credo un contratto della squadra che si è incontrata. Mentre qui, come potete vedere, sto facendo un'altra partita contro Utah. Questa volta però Utah mi sta completamente distruggendo, 51 a 46. Le possibilità di vittoria in questo momento sono veramente scarse, visto che siamo 51 a 46. Cambiano le sorti della partita. 1 minuto e mezzo alla fine della partita. E tripla di Copeland che porta dal 51 a 46 a 51 e 49, ragazzi. Adesso bisogna difendere bene. Come potete vedere, io sto muovendo Copeland perché bisogna cercare di marcare quei giocatori che sono, diciamo, quelli effettivamente più pericolosi. Loro, quando vogliono fare punti forzati, cercano sempre di andare sotto canestro. E io stavo curando appunto la loro ala grande in modo da non dargli possibilità di buttarla dentro. Adesso è Rose, 51-49, 1 minuto alla fine, dobbiamo assolutamente segnare. Derrick di Rose cerca in tutti i modi di entrare. No, però
tiri liberi, dobbiamo piazzarli entrambi per avere la possibilità di portare a casa il risultato. Allora, un primo andato. Se vedete in alto a destra c'è anche la percentuale del movimento, ecco, leggermente in ritardo B+, quindi B+ comunque un bel tiro e la maggior parte delle volte entra dentro, anche se a me a volte è uscito anche un A-, la palla non è entrata anche con un A- come voto. Sfondamento su Derrick è assolutamente l'errore. Copeland cerca di andare via, si ferma perché sa che c'è l'avversario davanti, la palla a Derrick, Rose, finta? Niente sbagliato, 51 pari. E Rose fa fallo. Per non far partire il contropiede, qui ragazzi ho dovuto fare fallo perché se mi partivano in contropiede c'erano molte più possibilità di fare canestro. 29 secondi alla fine della partita contro Utah, 51 pari. Incredibile, ragazzi. Oh. Ah, meno male che perché se tirava da tre quello lì eravamo nella merda. Rose adesso contro Bjork sta aspettando troppo. Rose altro fallo, attenzione Bjork è liberi, 51 pari, non doveva succedere questa cosa, ma Bjork sbaglia il primo, quindi rimane la partita 51 pari, 16 secondi alla fine. Impressionante questa partita. Altra partita, altro errore, prende il ribalzo Rodman, la dà a Raja Bell. Bell frena, sa che deve assolutamente portare Rose. Era libero. Ancora Derrick. E chi fa vincere la partita? Dennis Rodman, ragazzi. 0,7 secondi alla fine. 0,7. Neanche hanno il tempo di tirare. 53-51. Come nella partita contro Bobcats. Anche contro i Jets. Vittoria alla fine. E sempre dal giocatore che meno ti aspetti. Nella prima partita Aion e in questa Dennis Rodman. Comunque ragazzi, questa è la sorpresa. Perché? Perché alla fine sono riuscito a vincere con i Magic. Guardate il risultato. E voi direte, come hai fatto? Beh, ho aperto un altro pacchetto di figurine e ci ho trovato, rullo di tamburi, Kobe Bryant. È stata veramente una sorpresa. Eccolo qui Kobe che sta tirando. Ovviamente qua ci sono una serie di rimbalzi assurdi. Guardate quante volte ho tirato. Se guardate bene questa sfida qui contro i Magic, questa parte finale, ho tirato 30 volte, però ho preso anche 30 rimbalzi. Non si è capito nulla. Poi loro partono in contropiede, la piazzano e me lo mettono lì. Però effettivamente 52-41, ottima partita, è finita finalmente la vittoria con i Magic. Allora ragazzi, io vi dico che probabilmente farò altri video sul My Team, ma ne farò pochissimi perché è una modalità molto incredibile. Intanto è partita la musichetta perché vi lascio alle azioni migliori di Derrick Rose con la musica di sottofondo, ragazzi. Spero di fare altri video appunto su My Team, ma non voglio assolutamente dire che ne farò parecchi perché non sarebbe giusto. Vi aggiornerò magari sulla formazione, vi farò vedere appunto qualche highlight delle partite migliori. Vi lascio alle migliori azioni di Derrick Rose. Al prossimo video!